Bentornati amici di Volon Bright, siamo in compagnia di un sacco di ragazzi e ragazze che provengono dalla cooperativa Arcobaleno, dall'associazione Il Tiglio e dall'officina 413. E quindi siamo qui perché è una giornata particolare dove vengono organizzati più laboratori e ci sono anche più banchetti. Quindi innanzitutto presento Chiara, benvenuta. Ciao, ciao a tutti. Che è la responsabile del laboratorio di danza. Poi c'è Serena che è la responsabile del laboratorio di teatro. Corresponsabile, c'è anche... Corresponsabile insieme a Luca. Allora, due parole brevissime su il tuo laboratorio, il vostro laboratorio e poi il banchetto che trovate qui all'esterno che è pieno di ceramiche splendide. Allora, in cosa consiste il tuo laboratorio brevemente? Allora, il laboratorio è un laboratorio di espressione corporea, di danza, non sono richieste competenze specifiche, assolutamente, ci si mette in gioco e si prova a parlare non con le parole. L'altro laboratorio è quello di teatro, Serena? Sì, anche in questo caso non sono necessarie particolari competenze, noi usiamo il corpo, la voce, che dire, provatelo, giusto? Ed infine posso chiederle di avvicinarsi, lei è? Cristina. Cristina è sempre della cooperativa Arcobaleno? L'Arcobaleno è l'apostrofo, che è anche responsabile del banchetto che vediamo qui all'esterno. Quindi lei Silvia, buongiorno. Buongiorno. Ci raccontate brevemente quando avete realizzato e come questi prodotti, se sono in vendita? Sì, le ceramiche sono tutte in vendita, le realizziamo completamente nel laboratorio di Officina 413 della cooperativa L'Arcobaleno, sia i pezzi che le decorazioni sono fatti da noi, sono in vendita. In più abbiamo un'attività di raccolta e distribuzione di abiti usati, che questi sono offerta libera, chi vuole offre quello che si sente di offrire. Ok, dove possiamo trovarla l'Officina 413? Dove si trova a Torino? Si trova in Corso Casale 413, frequentata da ragazzi in gamba che fanno tutte queste cose qua insieme a noi. Perfetto, allora vi ringraziamo, vi invitiamo ad andare a visitarle e ad acquistare qualcosa perché sono veramente carinissime. Ciao a tutti, un ciao generale! Ciao! Ciao.